Buongiorno a tutti, io mi chiamo Sandra, ed oggi vi presenterò Pollicino. Pollicino diventerà il tuo assistente personale, ti accompagnerà durante le visite, ai musei o mostre di tutti i generi. Iniziamo subito, vediamo ora cosa ti servirà Pollicino e perché. Non potrete più farne a meno. Pollicino tiene traccia di tutti gli stand che state visitando. Potete finalmente godervi la visita al museo che aspettavate da tanto tempo. Pollicino da solo, nelle vostre tasche, registrerà le opere e gli espositori per voi. Potete quindi passare più tempo per guardare ciò che veramente vi interessa, senza perdere nessun contatto, oppure un'opportunità di business. Finalmente potete camminare, scattare foto, prendere note, in modo immediato e semplice. Una volta scoperto non potrete più farne a meno, perché vi semplifica la vita e vi dà subito le informazioni di cui avete bisogno per ottimizzare il vostro percorso di visita della fiera o evento. Musei, degustazioni, fiere, esposizioni, grandi magazzini, tutte le volte dove avrete il bisogno di prendere molto note, Pollicino sarà la soluzione. La piattaforma supporta tutti i dispositivi in commercio, ha anche il supporto per una versione web molto leggera, navigabile anche con reti molto lente. La schermata principale mostra subito la lista degli stand che avete incontrato. Potete accedere al dettaglio di ogni singola briciola premendoci sopra. Se lo stand o la fiera ha registrato le sue informazioni, queste compariranno in automatico. Pensate che bello aprire un'app mentre siete di fretta e avrete tutti i dettagli che vi servono. Descrizioni, contatti, foto, numeri di telefono, email, siti web. Se il museo o l'espositore non ha ancora registrato le sue informazioni, lo potete fare voi manualmente. Potete sempre personalizzare i dettagli, aggiungete le note che vi servono. Premendo condividi, vi verrà chiesto la modalità di esportazione delle informazioni. La piattaforma supporta i principali sistemi, formato pagina PDF, ottimo in caso lo volete stampare, oppure per ordini di business. Formato immagine, questa modalità sarà la più usata, in caso volete condividerlo sui principali social, ad esempio Facebook, Twitter, Instagram, Tourist Chat. Invitate subito i vostri amici ad entrare nella rete di Pollicino. Caricare o creare nuovi percorsi, in base alle vostre esigenze, è probabile che durante una visita sentite il bisogno di fare diverse liste. Premendo sul pulsante Start, avrete quindi la possibilità di crearne una nuova. Per tornare alla precedente, oppure navigare lo storico, aprite il pannello di sinistra. Troverete quindi tutti i percorsi registrati fino ad oggi. Spero che la mia introduzione su Pollicino vi sia piaciuta. Per maggiori informazioni potete scriverci una mail. Concludo dicendovi che se siete espositori o organizzatori di eventi, fiere o mantenete i musei, potete entrare nella rete di Pollicino in modo attivo, sponsorizzando i vostri prodotti e utilizzando i dispositivi per pubblicizzare in modo innovativo e istantaneo le vostre promozioni o stand. Potete usare tutti i dispositivi elencati nel sito web. Grazie per l'attenzione!